Che caldo, mai sentito un caldo così soffocante. Strano, sembrava inverno fino a ieri, e ora alle 7 di sera non si respira. Proviamo sul balcone. Guarda che roba. Si trasforma la città ai primi caldi. È anche più silenziosa. Bella compatta. Una caldaia. Sembra che fumi. Meglio chiudere le persiane e stare fermi. È finita. Questa volta è proprio finita. Lei ha deciso di andarsene. Non la rivedrò più. Benissimo. Tre anni. Un amore folle. Forse più lei di me. Era così innamorata. E io devo dire, negli ultimi tempi non ne avevo neanche un gran bisogno. Non gliel'ho mai detto per non farla soffrire. Mi ha lasciato lei. E brava Cristina, ha fatto bene. Che caldo. Certo che anche lei lasciarmi con questo caldo. In genere preferisco che mi lascino d'inverno. Comunque è un bene che lo facciano loro. Io non lascio mai, per principio. Anzi, per vigliaccheria. C'ho paura. Le donne possono fare di tutto. Una volta ho detto a una, ti lascio. Pum, svenuta. Tutta la gente intorno. È lui, l'assassino. Aceto, sali, rinviene. Andiamo a casa, amore, per carità, come non detto. Come non detto. Non sono contente le donne quando non le ami più. Da allora io. Tutte così. Tutte uguali. Cristina no, non sviene, s'ammazza. Cioè, s'ammazzava, voglio dire, non ora. Ora torna dal marito, tranquilla.
È la prima volta che mi lasciano per il marito. E la sensazione non è bella. Ma che ci farà col marito? Che caldo! E pensare che voleva fare un figlio con me. E io no, anzi, avevo il terrore di rifare un'altra famiglia. Ecco cosa c'avevo con Cristina. Un'attrazione fisica fortissima, mai provata. Bastava che ci si sfiorasse e io subito... Pum! Che riflessi, eh? Ma l'amavo davvero, non è che non l'amassi. Non volevo fare progetti e basta. È per questo che mi ha lasciato. Questo voleva Cristina. Cristo, che caldo. Me lo poteva dire anche subito, no? O il figlio o niente. Ma è possibile che tutte vogliono un figlio da me? E chi sono? Un toro! Sì, lo so, è colpa mia, è colpa mia. E non mi prendo responsabilità? Bene. E sono egoista? Bene. E vivo al momento? Bene. E ho paura di invischiarmi? Bene. Sì, sì, lo so, vigliaccheria, vigliaccheria. Ma santo Dio, si scopava così bene, cosa c'entrano i figli? Lei aveva una gonna chiara e camminava un po' avanti a me sotto la pensilina che porta i treni. È lì che mi ha detto che era finita, poco prima di partire. Non era né allegra né infelice. Le stazioni sono il posto ideale per certe malinconie. Non volevo che finisse così. Ma tutte le parole che ho trovato per fermarla non avevano risonanza. Subito dopo camminava già verso il suo scompartimento. Avrei dovuto chiamarla. Lei se ne andava per sempre. La pensilina si era improvvisamente riempita di silenzio. A 30 metri di distanza, la mia donna, una figurina lontana e sola, sembrava che radunasse lentamente tutte le ombre della sera attorno alla sua gonna. Ti resta solo un nodo alla gola. Addio, Cristina. Bello questo addio, poetico, alla stazione, tutto intriso di dolore, di malinconia. Ogni tanto ci si lascia prendere da qualche cosa che assomiglia a un sentimento vero. No, perché è bene saperlo se uno soffre o no. Dunque, 3 mesi fa stavo per lasciarla io, per l'australiana. E lei? Un dolore. Il leopardi sembrava. Esagerato. Ora lei che mi lascia. E diciamo la verità, un po' mi dispiace. Sì, un po'. Non si deve correre il rischio di ingigantire. È un dolorino, un piccolo fastidio, un dolorino. Ecco, è questa pulizia del sentimento che è importante. Certo che se l'avessi lasciata io ai tempi dell'australiana, era meglio, diciamolo. Il fatto è che mi lascia così improvvisamente, dopo 3 anni alla stazione, 2 parole, addio. Non è possibile che non mi pensi. Ma perché non mi chiama? Ma sì, cosa ci vuole? Una telefonata. Lo sa che per me sarebbe tutto in questo momento. Che scemo. Non ci sono mica i telefoni in treno.
chi lo sa, alle volte un miracolo. È così che si diventa cattolici. Eppure sono sicuro che se lei volesse si potrebbe fermare a Genova, cambiare treno, tornare indietro, scrivere, telefonare. Si possono fare dei telegrammi bellissimi da Genova. Noleggiare aeroplani, biciclette, cavalli, vedermi arrivare qui col cuore in gola. Ecco cosa mi ci vuole. Per amore si fa questo e l'altro. Io lo farei. Io quando voglio bene faccio di tutto. Io mi arrampico sui vetri. Ma sì, perché a Genova ci vado a piedi io. Mi sono lasciato prendere la mano. È una storia finita e basta. Non è la prima. E poi non è mica una tragedia, dai, dopo un po' passa. È mica morto nessuno. Dai. Lei mi lascia. E io mi ammazzo. Mi butto. Mi butto dalla finestra, va bene? No, uno magari pensa, la riconquisto. Non si rimonta mai! Fai un sacco di discorsi, belli anche, di quelli che vanno colpo. Ma quale colpo? Una volta facevano colpo. Ma cosa parla a fare cretino con questa faccia da perdente? Un pugno ci vorrebbe! Pum! Invece di inciampare sulle parole, un fiume di parole. Che poi quella va a casa e dice, ma che ha detto? Niente. Pum! Invece quello sì che se lo porta a casa! Tanto non si rimonta, hai voglia di averci ragione, con le parole non si rimonta mai. Col suicidio si rimonta. Tiè, mega di questa, così impari. Tu non lo sapevi chi ero io, ecco, ora lo sai. Un cadavere. Ma tu guarda se questa mi doveva ridurre così. Non si sta mai tranquilli. Avevo appena finito di pagare il mutuo della casa. No, mi lascia. E poi chi è quel deficiente che dice che è un dolorino? Ma quale dolorino? Soffro come una bestia io! Ma lei lo saprà cos'è il mio dolore? No, perché magari non lo sa. E allora ti è. Perché il mio dolore è più grosso del tuo. Io ti butto addosso tanto di quel dolore che il leopardo diventa un allegrone. Io lo ridicolizzo io il poeta. Ma poi chi se ne frega dei poeti? No, torna dal marito lei. E magari fanno anche all'amore. Questi viziosi. Con quel suo corpo da mamma, da animale. Dai, dai, basta, è finita, è finita. Che cosa vuoi che mi importi di quella schifosa che va letto anche con suo marito? Aria. Ho bisogno di aria. Come sono strani i cortili dei condomini, un misto di prigione e di giardini pubblici, con quei fiori che si arrampicano sui muri scalcinati. Era una sera come questa, che aveva rubato delle rose, Cristina, e saliva le scale. Cristina. Non importa, passerà. Dovrà pur sciogliersi questo nodo alla gola. Sì, mi calmo. Mi calmo. La stanza si è immersa nel silenzio e nel buio. Il soffitto mi pesa addosso, trasudante e compatto. Completamente nudo, mi muovo appena sotto il lenzuolo bianco, sottilissimo. Lo stringo con le labbra, coi denti. Poi lo sposto, lo sollevo in aria, si gonfia. Ricade adagio. Un brivido. Cristina, sto male. Sto tremando. Ho la febbre. E sudo, e sudo, e sudo. E invoco e deliro, e ancora una volta sudo dalla testa ai piedi.
Mi passo una mano sul corpo caldo, caldissimo, bagnato, sulle cosce, sulla pancia. E poi... Cristina, Cristina, Cristina. L'immagine si fa più pressante, corporea. Anche lei è tutta sudata, sudatissima. Le sue mani sul mio corpo, sì, le sento. Allucinazione, ricordo, dolore, stordimento, stanchezza, eccitazione forse, ma in delirio. Ora mi giro e strofino il mio corpo contro il letto. Forse sussurro anche qualcosa, ma certo è un attimo. Lacrime, calore, saliva, frasi, membra, rimpianti, globuli, liquefazione, tutto. Tutto si riversa sul lenzuolo. Addio, Cristina.